Allora, occupiamoci dell'esercizio numero 5. Ci sono tre richieste. La prima è una domanda di natura teorica. È possibile per un elettrone muoversi su un'orbita circolare attorno ad un filo rettilineo uniformemente carico sotto la sola azione della forza elettrica dovuta al filo? Beh, andiamo ad esaminare la situazione ricordando cosa abbiamo già fatto per l'esercizio numero 3, dove abbiamo già esaminato il caso del filo rettilineo infinito uniformemente carico. Sappiamo che questo filo genera una forza, un campo elettrico e quindi anche una forza sulle cariche che si avvicinano al filo stesso. Supponiamo che sia questo il filo rettilineo. La forza generata su una carica che si trova nelle vicinanze. Supponiamo di avere una carica in questo punto, supponiamo che la perpendicolare al filo sia questa. Allora, la forza dovuta al filo rettilineo può essere orientata in questo modo, o sempre nella stessa direzione, ma nel verso contrario, a seconda se la carica del filo è quella presente nel punto considerato sono dello stesso segno o hanno segno opposto. Se prendiamo ad esempio un filo caricato positivamente, la forza è diretta nel verso che abbiamo indicato se passa nelle vicinanze di una carica positiva ed ha invece il verso opposto, quindi orientata in questo modo, se passa invece una carica negativa. Nel testo dell'esercizio si parla di un elettrone, quindi abbiamo una particella con carica negativa e si chiede se può muoversi su un'orbita circolare attorno ad un filo rettilineo. Ora, per avere un'orbita circolare, quindi un moto rettilineo uniforme, ricordiamo che è necessaria una condizione ben precisa. Per avere un moto rettilineo circolare uniforme, quindi un moto su orbita circolare, è necessario che agisca sulla particella che deve muoversi una forza di natura centripeta, cioè se questa è la particella, la forza deve essere diretta sempre verso un punto in modo costante, che è il centro della traiettoria, quindi anche quando la particella si sposta, la forza deve sempre essere diretta verso lo stesso punto O, centro della eventuale traiettoria. Oltretutto, l'intensità di questa forza deve essere costante, o quantomeno deve dipendere esclusivamente dalla distanza del punto O dalla posizione della carica, cioè dal raggio dell'eventuale traiettoria. Qui siamo in questa condizione. Supponiamo di avere la particella che si muove inizialmente con una velocità perpendicolare al filo. Facendo il disegno in assonometria, la velocità potrebbe essere questa. E allora, poiché la forza che agisce sull'elettrone, e stiamo considerando l'elettrone, quindi carica negativa, supponiamo che il filo sia carico positivamente, la forza è diretta verso il centro, con una forza diretta verso il centro, ovvero sul piede della perpendicolare passante per il punto P, la perpendicolare al filo rettilineo. Quindi quella che ne viene fuori è certamente una traiettoria circolare che ha il centro sul filo rettilineo. Quindi la risposta alla prima domanda, se è possibile avere un moto circolare, la risposta è sì, e volendo rispondere alla seconda domanda, quali sono le condizioni per la densità di carica sul filo? Beh, l'unica condizione riguarda il segno di questa densità di carica, non tanto il valore. Precisamente, dobbiamo necessariamente avere una carica positiva come carica presente sul filo, perché se la carica è negativa, l'elettrone che ha a sua volta una carica negativa riceve una forza di tipo repulsivo, quindi non una forza diretta verso il centro, ma una forza proveniente da questo centro e la traiettoria non può essere di tipo circolare. Ricordiamoci che a forza diretta verso il centro, quindi ad una forza centripeta, corrisponde una accelerazione centripeta data dalla forza centripeta diviso la massa della particella, che in questo caso è
ed elettrone. Quindi l'unica condizione, se dobbiamo mettere sul traiettore circolare un elettrone attorno ad un filo rettilineo, è che questo filo debba essere caricato positivamente. Quindi lambda, cioè la densità di carica lineare sul filo, deve essere scusate, maggiore di zero. A questo punto andiamo a vedere la terza domanda. Se è vero che c'è una traiettoria circolare, trova una formula che, data la densità lineare di carica sul filo e la distanza da esso, dia il valore della frequenza di rotazione. Qui dobbiamo scendere più nel dettaglio sulla natura del moto circolare. Facciamo di nuovo un attimo lo schema, immaginando di vedere il filo dall'alto, quindi non vedremo una linea, ma semplicemente un punto che lo rappresenta. Quindi, se qui c'è il filo, anzi lo facciamo in verde visto che l'avevamo disegnato verde, qui c'è il filo, qui è posizionata inizialmente la carica, ovvero l'elettrone, questa è la sua velocità iniziale. C'è una forza diretta verso il filo. La forza elettrica. Ne viene fuori una traiettoria circolare di raggio pari alla distanza iniziale della particella dal filo. Distanza d dal filo. Questa abbiamo detto è la velocità v0. Avendo una forza di intensità costante, abbiamo una velocità costante, una traiettoria circolare, che la forza sia di intensità costante, lo abbiamo dimostrato nell'esercizio numero 3, andando a esaminare qual è il campo elettrico generato da un filo rettilineo, un campo elettrico che ha dipendenze soltanto della distanza dal filo, precisamente è pari. Anzi, lo scriviamo in blu, come solitamente viene rappresentato il campo elettrico, è inversamente proporzionale alla distanza dal filo, direttamente proporzionale alla densità lineare di carica, e poi compare 1 su 2 pi greca epsilon con 0. A questo punto possiamo scrivere che la forza F con E che agisce sull'elettrone, il modulo è pari alla carica elementare per il campo elettrico, cioè pari ad E lambda fratto 2 pi greco epsilon con 0 per la distanza d. Sappiamo anche che in un moto circolare uniforme il legame esistente fra accelerazione e pulsazione è il seguente. L'accelerazione centripeta può essere scritta come omega quadro, dove omega è la pulsazione, per il raggio della traiettoria, che in questo caso è la distanza. La distanza d tra il punto, la perpendicolare sul filo e il punto in cui si trova la carica in moto, l'elettrone. Quindi ricordiamo un attimo che la pulsazione è data da 2π greco fratto il periodo, ovvero 2π greco per la frequenza di rotazione. Per cui sostituendo questa espressione qui abbiamo che l'accelerazione può essere scritta come 2π greco per la frequenza al quadrato per la distanza d. L'accelerazione a sua volta può essere calcolata mediante la seconda legge della dinamica conoscendo la forza. Precisamente noi sappiamo che l'accelerazione centripeta deve essere uguale alla forza elettrica fratto la massa della particella che si sta muovendo, cioè l'elettrone. Quindi carica elementare per il campo elettrico fratto la massa, ovvero carica elementare per lambda fratto 2π greco epsilon con 0 per d per la massa dell'elettrone. Questa è l'accelerazione centripeta. D'altro canto, visto che l'accelerazione deve essere uguale a 2π greco f quadro per d, possiamo scrivere che 2π greco frequenza tutto al quadrato per la distanza deve essere uguale ad e lambda fratto 2π greca epsilon con 0 d per mE. E in questo modo è possibile calcolare la frequenza. Qui abbiamo frequenza al quadrato uguale e per lambda fratto
2π greco al quadrato e d vanno a dividere, quindi qua c'è un 2π greco al quadrato, qui c'è un altro 2π greco, quindi complessivamente compare al denominatore 2π greco al cubo. La distanza è presente qui e deve andare a dividere, c'è un'altra distanza a dividere, quindi c'è, oltre a epsilon con 0, una distanza al quadrato e la massa dell'elettrone. A questo punto si può procedere a calcolare la radice quadrata e abbiamo che la frequenza è data dalla radice quadrata di tutta questa espressione. È lambda fratto 2π greco al cubo epsilon con 0 per t quadro per la massa dell'elettrone. In questo modo abbiamo una dipendenza funzionale tra la frequenza, la densità lineare di carica e la distanza dal centro. La massa, la carica e la costante dielettrica sono dei valori che non possono essere cambiati, sono quelli. Quindi sostanzialmente possiamo dire che la frequenza di rotazione è direttamente proporzionale alla radice della densità di carica e inversamente proporzionale alla distanza dal filo. Quindi, più grande la distanza, più piccola sarà la frequenza di rotazione. Quindi un elettrone che si trova molto vicino al filo ruota più rapidamente, un elettrone che si trova lontano dal filo ruota più lentamente. E più grande è la densità di carica, maggiore sarà la frequenza, quindi maggiore sarà la velocità di rotazione. Queste, diciamo, sono le informazioni principali che volevamo ricavare. Ovviamente, se si vuole fare qualche esempio numerico, lo si può fare tranquillamente. È un'altra cosa che può essere aggiunta per se si vuole completare il discorso, è eventualmente rappresentare in grafico l'andamento della frequenza in funzione della distanza, oppure l'andamento della frequenza in funzione della densità di carica sul filo. Questo può risultare interessante.